Siamo fuori con i gessetti, pronti per vandalizzare. C'è Kiki che si rifiuta perché lei è una gatta molto civile. Adesso disegniamo un albero davanti alla casa dei giapponesi. Non inquadriamo la casa, inquadriamo solo il giardinetto del... Ok, basta così. Ricopiamo il loro albero. E ci facciamo notare il meno possibile. Allora, farò con il gessetto giallo il tronco dell'albero, con il verde le foglie dell'albero e poi con il bianco il tempietto shintoista e qualche sasso. Magnifico. Lavoro. Passiamo a un'altra casa. Ok, abbiamo trovato questi strani monoliti di cemento con scritto Renfo sopra. Ciao Renfo. Adesso ci nascondiamo qui dentro e graffittiamo tutto. Cosa disegniamo, Felice? Disegniamo, tipo, lasciamo il nostro stemma. Noi vi stiamo guardando, quindi... È una setta questa, spacciamoci per una setta, quindi ci vorrà un po' di stella satanica. Forse queste cose sono meglio che non si vedano su YouTube. È una stella a 5 punte. Ecco. Sì, E vedi? basta. Niente altro. È una stella al contrario, a 5 punte con un occhio e un tasto di YouTube. Una nuda. No, Eleonora? Disegno una noda, una donna, scusi. Parzialmente nuda. Ecco. Ma che diamine di problemi. Ok, basta. Quel cartello enorme sarà la nostra prossima tappa. Andiamo. Fango. Sì, lo so, ma ti ho avvertito, eh. Tanta merda in questo campo. No, cioè questa è la ballata dei sassi. Molto Prendiamo un strana. sasso e chiamiamolo Gigio. Gigio. Ecco, il nostro nuovo accompagnatore. Questo è Gigio. Gli facciamo la faccia. Lui non è molto contento, è un sasso. E lo marchiamo Gigio. Non si capisce, ma c'è scritto Gigio. E Gigio rimarrà qui a A guardarci le spalle. sorvegliarsi. Questo è il palo, il nostro palo. Ma Sì, come facciamo a ecco. scoprire? Gigio. Siamo sempre più vicini al cartello. Preferiamo disegnare qui perché c'è una superficie migliore, ci sembra. In realtà è molto liscio. Però allora. No, Lasciamo il aspetta. logo di YouTube. Dammi qua. Tieni. Sì, è meglio lì. Quindi lasciamo qui il logo di YouTube. Ecco, questo è il posto perfetto per l'impronta della No, mano. sembra tipo uno di quelle serie che poi, tipo, qua dentro lasciamo dei soldi e chi trova per primo questo posto si prende i soldi. Beh, Sì. comunque non gli lasciamo i soldi perché siamo poveri. Esatto, e non ce li ho a portata di mano. E poi, proprio per farlo proprio professionale, in bianco. Ok, perfetto. Dicevamo, l'impronta da YouTuber. Ma che diamine. Guardate la preparazione dell'impronta. Sembra quasi una droga. Olè! Non si vede tipo niente. Aspetta, lo rifaccio. Mani. Uguale. Ok, ora disegno io. Ogni tanto noi ci guardiamo intorno
perché non si sa mai che Gigio non si accorge che c'è gente a guardarci. Aspetta. Mi sapete? Sembra giusto per... Ah, ecco, sì. Ragazzi, questo lo scoprirete in un video. Guardate quel video. Non so quale uscirà prima, però probabilmente questo sarà uscito dopo. E quindi guardate anche quel video per capire di cosa si tratta. Peccato, dovevamo portarci anche dietro... come si... Rogerto. Rogerto e il porco. Esatto. Capirete nel video. Questo sembra proprio un muro, se lo guardi così. Allora, ci ho pensato adesso, ma sarebbe una strafigata se qui sotto ci fosse un cadavere. Oh, merda! Ho messo un piede in una fossa. Quando si dice il detto, un piede in una fossa, qui è proprio letteralmente... Ma non mi sembra di essere... Ok, sì, un po' mi sono sporcata la scarpa. Ritroviamo Gigio. Mi sembra che fosse circa... Ah, sì, è quello lì, vedi? Dov'è Gigio? Quello un po' più... Un po' più là. Sì, puoi vedere la sua faccia rossa. Eccolo. Gigio, come l'abbiamo lasciato, lavoro. È rimasto sempre là e ha fatto un buon lavoro. E perché ora... non è arrivato nessun vecchio, ma adesso è tempo di dirgli addio. Ciao Gigio! Vediamo se Kiki c'è ancora. Ed eccola lì, quella sagoma bianca. Nel buio si torna a casa con Kiki.